Gli italiani sono i maggiori consumatori di antibiotici d'Europa, un consumo spesso inutile, se non dannoso. Infatti l'80% delle infezioni è di origine virale e in questi casi utilizzare l'arma degli antibiotici concorre a creare resistenze batteriche, soprattutto quando l'antibiotico viene utilizzato male. Sospendere prima antibiotico vuol dire lasciare probabilmente una scia di batteri ancora vivi nel nostro organismo, che per il fatto stesso di essere sopravvissuti agli attacchi delle dosi precedenti di antibiotici sono quelli meno sensibili e quindi in un'eventuale ricaduta, una recidiva del paziente o se il paziente infetta un altro individuo, curare una infezione sostenuta da questi batteri più robusti sarà molto difficile. L'utilizzo di un'alternativa terapeutica quale l'acido ialuronico nelle infezioni respiratorie e in quelle urologiche ha ottenuto buoni risultati, sia per la prevenzione, sia per la cura di questi disturbi. È assolutamente necessario tutte le volte in cui c'è una infezione ricorrente delle basse vie urinarie, sia nel maschio ma prevalentemente nella femmina, provvedere alla correzione di questo microbiota intestinale. Lo si può fare migliorando le abitudini alimentari e le abitudini di vita, riducendo i fattori inquinanti e ovviamente ricorrendo anche a delle sostanze che sono recentemente l'acido ialuronico e il condroitin solfato, che possono essere anche somministrate per bocca, o ricorrendo a dei probiotici, cioè dei microrganismi che già normalmente fanno parte del microbiota intestinale e che hanno una particolare utilità nel mantenere l'omeostasi dei meccanismi di protezione e di difesa. La potenza dell'acido ialuronico del condroitin solfato ha dimostrato di essere una potenza rigenerativa e quindi riparando l'urotelio il paziente non ha più la componente dolorosa importante e soprattutto la sintomatologia disurica grave, che è l'urgenza, la frequenza menzionale.